Ora le condizioni sono più chiare, le modalità sono più pressanti e ci sono anche le penalità, ci sono anche i finanziamenti, ovviamente questo non per merito mio, ho anche dichiarato che c'è stata un'attività parlamentare nota dell'onorevole D'Alfonso, dell'onorevole Pagano, del senatore Bagnai nei ruoli inversi della precedente legislatura, però mi pare che oggi ci sia soprattutto la consapevolezza dei tre sindaci ed in particolare del sindaco di Montesilvano e del sindaco di Spoltore, Ottavio De Martins e Chiara Trulli, che ringrazio, che si va verso la realizzazione di questo grande sogno e conviene essere i protagonisti e passare alla storia per aver fondato una città piuttosto che subire il commissariamento da parte della regione. L'elemento identitario di Montesilvano e Spoltore resterà nelle municipalità che saranno create dall'Assemblea Costitutiva, avremo un nuovo statuto. Partiremo subito con la fusione di alcune materie fondamentali per i cittadini, o se questo obiettivo non sarà accolto, ma io escludo che le amministrazioni falliranno questo obiettivo, si partirà subito con questa nuova città, quasi 100 anni dalla sua fondazione, che diventa ancora più grande. Il rinvio è stato necessario perché è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che si fa una fusione di questa entità e come tutti i processi così grandi e importanti ci vuole il tempo necessario per fare le cose per bene. Tempi molto ristretti ma accolte anche delle istanze delle minoranze. Tempi molto ristretti perché abbiamo accumulato un grande ritardo, quindi da qualche parte bisognava pure iniziare e quindi a settembre, entro settembre, mettere insieme almeno tre materie principali dell'amministrare dei comuni, più gli studi di fattibilità, più lo statuto e va colmato il ritardo sin qui accumulato.